emotiva. E questo è il succo, insomma, delle cose. Ci sono momenti in cui conviene intervenire, che quindi il momento di prevenzione, mai dopo. Però è anche vero che qua ormai curiamo pazienti che non stanno facendo prevenzione, ma che hanno ormai passato questi stadi, sono già arrivati ormai in stadio terminale, state qua per il trapianto. È inutile che vi parlo di prevenzione, ma voi ne potete parlare a casa. Avete figli, parlateli ai figli, portateli a fare prevenzione, a fare le visite, a fare i controlli. Quella che è l'igiene che fate voi è quella che dovrebbero fare tutti poi. Gli scovolini, pulisci lingua, il colluttorio, sono anche i figli che devono fare queste cose. Usare gli scovolini, non è che siete speciali. Lo scovolino, il filo interdentale, l'igiene della bocca va fatta ogni volta che lavi la faccia, lava anche la bocca. Lavi due volte al giorno, almeno la faccia, appena ti svegli, prima di andare a letto ti strutti, lava anche la bocca, usi il sapone per la faccia, usi il colluttorio per la bocca, usi strofinare, ok, la faccia, quando lavi non ti butti l'acqua così, devi strofinare anche la bocca e i denti, ti lavi, quando eri in Moldavia non so se avete notato, hanno tutte le ciglia finte. E poi un giorno Katia, una ragazza lavorava con noi, e devo andare a farmi le ciglia. Cosa? Le ciglia, le sopracciglia, no, le ciglia finte, perché sono? Sono attaccate, incollate. Incollate, sì, ho detto scusa, ti lavi la faccia, ha detto sì, ma attorno così, non ci vai. Quanto durano 2 mesi? Che sei 2 mesi che non ti lavi gli occhi? La stessa è la bocca, ok, ci passi, devi passarla tutta, anche la lingua. Molti lavano solo i denti, ma è la lingua la parte più sporca, specialmente nei pazienti che hanno la lingua fissurata, che 8 su 10 pazienti che hanno sviluppato la piorrea avevano anche questa, la lingua, ma fastidio. Mica della lingua, ok, c'è chi è scuro, c'è chi è bianco, di carnagione, c'è chi ha la lingua liscia, chi ce l'ha fissurata, però quella lingua non posso lavare solo i denti. Se poi sono portatore genetico di carenze tipo l'interleuchina, è alta la probabilità che sviluppo la piorrea. Se in più fumo, un fattore in più di rischio, perché lì nelle cripte linguali si vanno a selezionare i batteri negativi che non hanno bisogno di ossigeno, che poi sono quelli che scatenano la piorrea. Se queste cose se questa lingua non la pulisci, per esempio col pulisci lingua, che è un semplice, è come un rastrellino, non so se l'avete mai visto in farmacia, è un rastrello che ha da un lato una spatolina che tira via la patina acida, come uno yogurt, una gelatina che si forma sulla lingua, che è quello che viene prodotto dai batteri. I batteri per difendersi producono questo gel che li difende. Il colluttorio lì comunque ci arriva, ma parzialmente, non arriva a ammazzarlo. Lo spazzolino non rastrella via, capito? Lo spazzolino smuove e basta la gelatina. Tu hai bisogno poi con questo attrezzo di portarla via sta gelatina. Lavi sotto l'acqua a getto corrente e poi di nuovo svuoti. Dopo fai il colluttorio che penetra a quel punto e disinfetta a fondo. Questo attrezzo, se lo usassero tutti, ci sarebbero il 70% in meno di problemi di piorrea. Perché, vi ho detto, la lingua poi dove tocca? Sul palato e i denti. Se io lavo i denti, dopo 20 minuti ho di nuovo i batteri tutti a spasso. E ho quindi una tana batterica, dove i batteri si replicano, che è pari ad avere le carie in bocca. Hai curato le carie, però se non curi ogni giorno lo svuotamento della lingua, ci sono di diversi tipi questi rastrelli, hai praticamente, vedi, anche questo è un pulisci lingua, è un rastrello che tira via. Una spatolina, voi provate con un cucchiaino da tè a portare via dopo che avete mangiato, a farlo così sulla lingua e guardatelo il cucchiaino, c'è yogurt, acido, c'è acido lattico proprio, producono questi batteri. Dopo immaginate un paziente che vi ho detto di questo tipo, che rifà tutti i denti e non gli insegno questo, equivale un po' a aver curato la bocca a metà. Ho un paziente che non cambia le abitudini, quindi che non smette magari di fumare, ok? Non dico che perdi gli impianti, però
sto mantenendo un elemento di rischio, un fattore di rischio che è stato uno di quelli che ha scatenato poi il problema negli anni. Ho bisogno di mettere dentro delle nuove associazioni. Mi metto la mia playlist, vado in bagno e mi inizio con la playlist. Se voi vi mettete la musica che vi piace, in bagno ci passate più tempo. Vedete l'ora di prendervi i vostri 10 minuti della giornata, chiudete anche il bagno, cantate musica e vi spazzolate tutti quanti. Bocca, faccia, fate la doccia. Una buona abitudine è quella, per esempio, di tenere lo spazzolino dentro alla doccia. Ok? A quel punto cercate di unire il momento dell'igiene personale con anche quello della bocca, con un momento anche di relax. Sulla doccia, con l'acqua calda, vi state rilassando, vi mettete anche un kit lì di spazzolino, pulisci lingua e fate una parte dell'igiene. Poi uscite dalla doccia, vi asciugate e rinfrescate l'alito col colluttorio. Si tratta semplicemente di disporre le cose in maniera diversa delle volte, non dovete fare grandi cambiamenti. Basta semplicemente non condizionare la vita agli altri. Se diventate crudisti, vegani, è importante non rompere le scatole agli altri. Ok, non quelli che... il crudismo, ho scoperto la paleo. Ok, tenetevi i vostri segreti se li volete fare, che avete deciso, preso una decisione, fatto un investimento di parecchi mesi, anche di un anno, di venire all'estero, moltissimi pazienti lo stanno facendo coincidere con un cambio epocale della loro vita, rifare tutta la bocca. Tantissimi pazienti smettono poi di fumare quando tornano in Italia, iniziano a passare più tempo con i figli, iniziano a fare le passeggiate perché uniscono la passeggiata rigenerante, non fumare col parlare col figlio. È un'abitudine quella positiva che ti rafforza nel tempo, rafforza anche i legami e in più ti fa vivere più a lungo e non perdere i soldi dell'investimento fatto. I cerotti servono per smettere di fumare? Per quale motivo? È un palliativo. Ma la vera cosa che funziona è la psicologia. Cioè, il fumo è un fatto psicologico con una sostanza comunque chimica che ti dà un'alterazione della psicologia, dello stato emotivo psicologico, ma la soluzione non è attaccarti un cerotto e metterti la nicotina che ti calma. A livello psicologico è associare piacere e associare dolore. Se lo fai nello stesso tempo cambiando un rituale, in più rafforzi con tre cose nuove positive insieme, è molto più facile uscire dalla situazione. Il dolore significa vedere dove arrivi. Vedere dove arriverai nel burrone se non cambi abitudini. In più il piacere, vedere dove potresti arrivare se cambi abitudini. Ok, fai vedere al bimbo, per esempio, dolore, dove sarà, dove potrebbe arrivare. C'era un amico, ho smesso di fumare, come? È venuta mia figlia, mi ha detto: papà, tu morirai, non vedrai mai più il mio matrimonio. Perché? E gli indica la sigaretta. E quello ha smesso di fumare, ha associato dolore e piacere allo stesso tempo di vedere un domani la figlia che si sposa. Un cambiamento altro che il cerotto. Lo faccio per un motivo, il motivo ti dà motivazione. Ma se non hai il motivo, che non lo vedi, non prendi la decisione di tagliare fuori quella possibilità. Cioè, io ho smesso di fumare perché voglio vedere un domani, sarà bionda mia figlia, mora, non so... Ma la vedrò nascere, la vedrò crescere, la vedrò sposarsi, la vedrò, magari ne avrò 5 di figlie, tutte femmine le vorrei, da proteggere, magari anche adottate, una bella famiglia, mettiti degli obiettivi alti. Poi la sigaretta, guarda, dici, ma mi serve, non è utile all'obiettivo che ho.